Lionel Messi ha speso oltre 600 milioni di dollari in auto costosissime, 10 milioni di dollari in case da sogno e 200 milioni di dollari in un parco tematico di sua proprietà. Cose che Messi possiede che costano cifre incredibili. In primo luogo, Messi non può avere un normale iPhone, il suo è completamente personalizzato. Non solo il nome, il numero di maglia e il logo della squadra sono incisi sul telefono, ma l'intero dispositivo è coperto d'oro. Pensa che un normale iPhone XS costa circa 1000 dollari, ma quello di Messi vale 21.000 dollari, e questa è letteralmente la cosa più economica in questo video. Quindi andiamo a qualcosa che costa milioni. I gioielli di Messi, 25.000 orologi Audemars Piguet, 45.000 Rolex, orologi Hublot da 100.000 dollari e Patox. Messi è un noto amante di orologi esclusivi, ma nessuno di quelli si avvicina al suo orologio più raro, con un prezzo di 150.000 dollari. Questo orologio speciale di Messi è stato realizzato con 141 carati di diamanti, rubini e zaffiri. Ma 150.000 dollari non è la cifra più alta che Messi ha speso per un orologio, bensì 250.000 dollari. Questo orologio è ricoperto da 104 diamanti a baguette in oro rosa ed è uno dei pochi orologi al mondo in grado di indicare l'ora, la data e la città in cui ti trovi. Ma l'orologio più costoso in assoluto di Messi non è acquistabile. Dopo aver stabilito uno dei record più leggendari del calcio vincendo il suo 7° pallone d'oro, la marca di orologi Pornell ha deciso di fare qualcosa di unico per Messi. Ha realizzato un Pornell Ballon d'Or 2021 in oro rosa e Messi è l'unica persona al mondo a possedere l'originale. L'orologio è diventato così popolare che Pornell ha alla fine creato 8 repliche a prezzi di 350.000 dollari l'una, ma poiché l'orologio di Messi è unico al mondo, vale più di tutti questi orologi messi insieme, circa 2,8 milioni di dollari. Diciamo che se l'è meritato dopo aver segnato 91 gol durante il suo anno da record. Uno dei gioiellieri più famosi di Tokyo sapeva che il piede di Messi era speciale, quindi ha deciso di creare qualcosa di unico per lui che solo un milionario potesse possedere e volò in Spagna per far disegnare a Messi questo gioiello. Sì, ha realizzato una replica esatta del suo piede. Non solo il calco del suo piede è realizzato in oro puro, ma è firmato da Messi in persona. Parliamo ora dell'acquisto da 35 milioni di dollari di Messi che è quasi stato rubato da Cristiano Ronaldo. La collezione di auto di Messi è iniziata con Range Rover, Escalade e Charger, ma una volta che ha iniziato a fare milioni, ha portato le cose a un livello superiore. 150.000 dollari per un Audi R8, 200.000 dollari per un Maserati GT, 300.000 dollari per una Ferrari e una Mercedes SL da 600.000 dollari. Ecco più di un milione di dollari investiti solo per le auto, eppure questo non può nemmeno paragonarsi alle sue auto più costose. Recentemente Messi ha acquistato una delle auto più rare al mondo, ma non gli è costato solo milioni, è letteralmente illegale guidarla su strada. Sì, Messi è arrivato a tanto. Non so cosa stesse pensando quando ha comprato un'auto che può correre a 370 km orari, perché questa Pagani è così veloce che solo guidarla su strada è illegale. Ora, sprecare 2 milioni di dollari non è un problema per Messi, visto che ne guadagna oltre 1 milione ogni singola settimana, e questo è ciò che lo ha portato a comprare l'auto più costosa della sua collezione. Ma il prezzo di 35 milioni di dollari non è nemmeno la parte più incredibile, perché Messi si è fatto quasi soffiare sotto il naso l'auto da Cristiano Ronaldo. Quando Messi ha sentito che la sua auto dei sogni era finalmente in vendita, è subito partito con un volo in prima classe per Parigi, per l'asta dell'auto. Ma si è scoperto che Ronaldo sapeva quanto Messi volesse l'auto e ha offerto di comprarla prima che Messi arrivasse. Ma poiché tutti sapevano che Messi stava arrivando, hanno atteso il suo arrivo e appena arrivato hanno fatto un'offerta sulla quale Ronaldo non poteva competere. 35 milioni di dollari per una Ferrari Spider del 1957. Questa auto, insieme a tutte le altre auto di Messi, sono solo alcune delle sue proprietà più preziose e ora capirete perché spende ancora più soldi per i posti dove parcheggiarle. 5 milioni per acquistare dei condomini, 10 milioni di dollari in ville di lusso, un castello da 44 milioni di dollari. L'insieme degli immobili acquistati da Messi hanno un valore di oltre 60 milioni di dollari, tutto ciò prima di entrare nella sua umile casa di Miami, dotata di ascensore per le auto. Quando Messi visita la Florida, alloggia qui al Porsche Tower, un posto dove la tua auto è letteralmente la chiave. Basta scansionarla e un ascensore per auto ti porta nel tuo soggiorno.
Il nido di Messi ha 2 camere da letto, 5 bagni e pavimenti in marmo. E con un proprio bar, finestre dal pavimento al soffitto e guardate le viste, la città, la spiaggia. Non c'è da meravigliarsi che questa meraviglia sia costata a Messi 5 milioni di dollari, ma comunque questa è la casa più economica. Si scopre che Messi ama tanto la Florida che ha comprato un immobile ancora più costoso, ma questa volta non ha comprato un solo piano, ha comprato l'intero condominio. La villa di Messi alla Regalia è su un altro livello, con 4 camere da letto, 4 bagni, una cantina per il vino con 1000 bottiglie, un cinema. Questo posto è dotato anche di un centro benessere con vasca e idromassaggio, fitness center e 6 piscine. Poiché l'appartamento di Messi occupa un intero piano, ha ottenuto un bonus per aver speso oltre 7 milioni di dollari, una vista a 360 gradi sulla skyline di Miami. Ma essendo in un posto come la Florida, pensate che Messi abbia speso tutti quei soldi solo per guardare il mare? No, ha speso il doppio per essere là fuori. Lo yacht di 14 milioni di dollari di Messi è il più costoso di tutti i giocatori di calcio. Questo yacht di 28 metri di lunghezza, Miura 7C, ha 4 camere da letto, una stanza VIP e raggiunge una velocità di oltre 25 miglia all'ora. Non c'è da meravigliarsi che la famiglia di Messi sia stata avvistata spesso su di esso. Questo yacht è come una casa sull'acqua. Ma parlando di case, le ville di Messi sono dall'altra parte del pianeta. Non può raggiungerle con il suo yacht di 14 milioni di dollari. Questo è il motivo per cui ha speso ancora di più per acquistare un jet privato da 15 milioni di dollari. L'interno è esclusivo, ha una cucina completa, 2 bagni, 16 sedili, televisori e all'esterno Messi si è assicurato che tutti riconoscessero che è il suo jet. Non solo è personalizzato con il suo iconico numero 10, ma sui gradini della scaletta ci sono tutte le cose importanti per lui. Il suo nome, il nome della moglie, i nomi dei suoi figli. Comunque, volare da un paese all'altro è bello, ma ora che stiamo atterrando a Barcellona, dobbiamo prendere una macchina per arrivare alla villa di Messi, perché questo nido è così costoso che il presidente ha vietato ai velivoli di volare sopra di esso. Ecco la prima casa di Messi, e dopo averla acquistata per 2 milioni di dollari, ha speso altri 8 milioni di dollari per le ristrutturazioni, per assicurarsi che ci fosse tutto ciò di cui avesse bisogno per diventare una leggenda. All'interno ha un intero piano dedicato alla sua palestra personale, che è piena di tapirulan, panca, pesi, una stanza per giocare a basket e un'intera parete che commemora Muhammad Ali, ed ha anche una bellissima vista sulle montagne. Ma è all'esterno di questa casa dove le cose diventano davvero folli. Messi ha un intero campo di calcio nel suo cortile e quando non si allena per essere uno dei migliori al mondo, può rilassarsi nella sua piscina. La dimora da 10 milioni di dollari è sicuramente qualcosa di speciale, ma nel 2022 il suo valore si è quadruplicato. Da quando Messi è passato al Paris Saint-Germain, ha bisogno di un posto a Parigi e ora ha finalmente trovato la sua casa dei sogni. Un castello da 44 milioni di dollari con 30 stanze, un cinema, una sala da racquetball, un garage per parcheggiare le sue supercar e una delle piscine interne più folli al mondo. La nuova villa di Messi aumenta la sua collezione di immobili per un valore totale che supera i 66 milioni di dollari, eppure non è neanche tra le sue 3 acquisizioni più costose, perché Messi ha acquistato qualcosa di così prezioso che solo i miliardari possono permettersi. Ora, essendo proprietario della catena alberghiera MIM, Messi ha aiutato a espandere questa società in tutto il mondo. La sua prima acquisizione è stata un hotel in spiaggia da 30 milioni di dollari con 77 stanze, bar e piscina sul tetto. Poi ha acquistato un hotel con 52 stanze a Ibiza, con alcune delle migliori viste in tutto il paese, e nella zona piscina Messi ha installato un set DJ sott'acqua. Ma questi sono solo 2 dei 6 hotel che Messi possiede. Neanche uno sull'isola di Maiorca, un altro nella Costa del Sol e un hotel proprio accanto alla più grande stazione sciistica di tutta la Spagna. L'hotel di Messi in Spagna ha 141 camere, tra cui piscine coperte, un centro benessere e una palestra completa. Ha persino una seggiovia che ti porta alle cime più alte delle montagne. Con tutti i suoi hotel combinati ha speso oltre 180 milioni di dollari, ma Messi ama così tanto i suoi fan che ha speso ancora più soldi per far vivere loro la sua vita. Di recente Messi ha fatto la storia con uno dei più costosi acquisti di qualsiasi atleta. Un parco a tema da 200 milioni di dollari è progettato per i fan per rivivere la scalata di Messi al successo.
Il parco tematico ha più di 46.000 metri quadri di intrattenimento, tra cui teatri, tecnologia olografica e realtà virtuale, ma questo è solo l'inizio. La visione di Messi per il suo parco comprende hotel, montagne russe, un campo da calcio e un treno ad alta velocità che ti porta direttamente a Shanghai. Messi è l'unico calciatore ad avere il proprio parco a tema e questo è il motivo per cui gli è costato oltre 200 milioni di dollari. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video!